liste d'attesa lunghe e assolutamente inaccettabili, soprattutto quando si tratta di bambini. Oggi abbiamo presentato un'interrogazione per capire come è organizzato il servizio di neuropsichiatria nell'area vasta sud-ovest, dove abbiamo assistito a una testimonianza e a articoli di giornale in questi giorni che hanno mostrato che per avere una visita specialistica neuropsichiatrica una mamma deve aspettare mediamente per il proprio figlio fino a 7 mesi. È una cosa inaccettabile. Un caso come questo, che è stato identificato come, mi immagino, disturbo dell'attenzione o dell'apprendimento da una maestra di scuola elementare che suggeriva di fare un intervento specialistico, questa mamma si è vista rimbalzare non so quante volte dal CUP fino a ottenere finalmente una visita psichiatrica a ottobre prossimo. Credo che sia una cosa inaccettabile, la Regione ci deve delle spiegazioni.